Buongiorno a tutti. Allora, cari amici, questo breve video solo per comunicarvi che ho deciso di chiudere per un po' Salvo 5.0, nel senso chiudere le trasmissioni in diretta. Naturalmente la videoteca rimarrà sempre a vostra disposizione per vedere tutte, per rivedere o per vedere per la prima volta tutte le trasmissioni già fatte da quando Salvo 5.0 è nata fino a oggi. Ho deciso di chiudere perché ho bisogno di dedicare un po' di tempo, un po' di attenzioni, un po' di amore a me stesso. Il mio corpo me lo sta chiedendo in tutti i modi. Io sono stato sordo per troppi mesi, continuando, appunto a trasmettere nonostante la tosse, nonostante la gola irritata, eccetera, eccetera. Ho fatto un controllo ematologico pochi giorni fa e ho scoperto che la situazione è molto seria. I miei globuli bianchi sono alle stelle, a valori molto più alti di quelli che nel 2011 hanno suggerito ai medici di sottopormi a 6 cicli di chemioterapia. E questa volta, cosa che non mi era mai successa, anche altri valori come il numero di globuli rossi e l'emoglobina sono un po' sballati. E quindi ho detto, o mi fermo per un po' e cerco di ristabilire una giusta relazione mente-corpo, cerco di capire, di far capire a me stesso che così non posso continuare, oppure altro che usare la videoteca per questi 10 giorni, 2 settimane che mi prendo di pausa. Il pubblico dovrà accontentarsi della videoteca per sempre, perché lascerò questa dimensione. Ma non voglio farlo, almeno la mia parte razionale non vorrebbe abbandonare questa dimensione. Evidentemente invece il mio inconscio sì. Ecco, io quindi mi devo impegnare per fare in modo che il mio inconscio capisca che non vale la pena di portare avanti questo programma di autodistruzione. Quindi, cari amici, io vi saluto, vi abbraccio, sappiate che vi amo e so, perché me lo dimostrate tutti i giorni, quanto voi mi amiate. Quindi non preoccupatevi, state tranquilli. Adesso mi dedicherò per un po' di giorni a me stesso. Da martedì a domenica prossima sarò con Giuseppe Cocca proprio per concentrarmi e per rimettermi in equilibrio con me stesso. Quindi questo qui non è un addio, ma è un arrivederci. Ci vedremo, spero, già verso il 10 di novembre, non so bene esattamente quando, ma tornerò con la voce normale. Tornerò dopo aver fatto capire al mio inconscio che questo programma di autodistruzione deve essere interrotto qui. Vi abbraccio, grazie. Mi raccomando, ogni tanto date una sbirciatina alla videoteca, se volete naturalmente, se volete mandarmi, come ha suggerito ieri Silvana Agosti, dei segnali d'amore a distanza, fatelo, io li percepirò tutti quanti e ci vediamo molto presto. Grazie a tutti.